Si è insediata questa mattina ad Ajaccio la consulta Sardo Corsa, guidata dal presidente del Consiglio regionale Gianfranco Ganau e dal presidente dell'Assemblea della Corsica Giovan Guido Talamoni. È stato approvato all'unanimità il regolamento di funzionamento interno, con l'introduzione dell'emendamento che riconosce quali lingue ufficiali dell'organismo il sardo, il corso, l'italiano e il francese. Via libera sempre con votazione unanime anche al primo documento della consulta, il dossier sul rafforzamento dei legami tra le due regioni. La votazione è stata preceduta dalle audizioni del rettore dell'Università di Sassari Massimo Carpinelli, del prorettore dell'Ateneo di Cagliari Francesco Mola e dell'omologo dell'Università della Corsica Matteo Graziani. Approvate inoltre l'istituzione del premio letterario Antigone e la creazione della biblioteca digitale Sardo Corsa. Presidente Talamoni, oggi ad Ajaccio si è insediata la consulta Sardo Corsa. Inizia un percorso importante per la Sardegna e la Corsica. Importante assai, eh? Pensiamo che tisole sono vicine, diverse da un punto di vista geografico, ma di noi sono popoli amici di quei secoli e secoli, e hanno mica lavorato assai di quei anni e anni, allora che finalmente abbiamo assai a fare parte e assai trovare un comune a fare. Presidente Ganau, oggi con l'insediamento della consulta interistituzionale inizia un percorso importante che coinvolge la Sardegna e la Corsica. Sì, devo dire che siamo pienamente soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto, che stiamo facendo oggi, e finalmente l'insediamento, l'approvazione del regolamento, ma subito siamo entrati su temi importanti. Abbiamo deciso di dare priorità agli aspetti della cultura e della formazione e quindi abbiamo invitato i rettori delle università di Sassari di Cagliari e quella di Corte a confrontarsi, e è stato approvato già un primo documento che riguarda proprio i temi della cultura e della cooperazione universitaria. È evidente che tutto questo ragionamento sta dentro il tema più ampio dell'insularità, delle difficoltà che hanno le nostre isole, che derivano proprio da questa logica, ma noi siamo convinti che proprio nella qualità della formazione, nell'incremento della qualità, stia il futuro delle nostre isole.